Siamo stati chiamati nella Chiesa per essere una cosa sola con il Signore, per essere Suoi apostoli, perché chiunque veda noi, veda Lui, e chiunque accolga noi, accolga Lui. Per essere Suoi discepoli è necessaria una spada, la spada che incida, circoncida la nostra carne e ci liberi dalle relazioni schiavizzanti, totalizzanti, morbose, dalle relazioni tossiche, dalle relazioni che ci fanno dipendenti degli altri, dipendenti dal marito, dalla moglie, dai figli, dagli amici, dalla fidanzata, dal fidanzato. Non puoi essere discepolo di Cristo, quindi non puoi essere cristiano se non sei libero. Per questo il Signore non è venuto a portare la pace mondana, la pace di marmellata, la pace della falsa tolleranza, quella che va molto di moda oggi, la pace per cui tutto è relativo. No, 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 no. Il Signore è venuto a portare la spada che circoncide la nostra carne, che ci fa liberi, che ci tira fuori dal sepolcro, dove le menzogne del demonio continuano a dirci che noi siamo Dio della nostra vita e che tutti devono fare quello che diciamo noi e che tutti devono rendere conto a noi e che tutti devono servirci e amarci. Bene, il Signore è venuto a liberarci da questa menzogna, da questa schiavitù che ci fa stendere una rete di relazioni false, ipocrite, e ci fa liberi per amare veramente padre, madre, figli, moglie, marito, amici, amarli cioè in Cristo, perché chi ama più di Cristo le persone non le ama. Le ama con un amore falso, un amore malato, morboso. E invece il Signore ci vuole liberi. Liberi perché amati da Lui, colmati dal Suo amore, saziati dal Suo amore, che ci dona tutto quello che veramente il nostro cuore desidera, nel Suo amore possiamo amare veramente gli altri. Cioè donarci senza riserve, senza condizioni, senza chiedere nulla, senza ricatti affettivi. Questo amore è l'amore celeste, è l'amore di Cristo che ci fa apostoli, discepoli, per cui chi vede noi, chi accoglie noi, accoglie Cristo, accoglie il Figlio di Dio che porta il cielo sulla terra.